Franco Bosin e faccio parte dell'Associazione Guide del Trentino, associazione guide che ha frequentato il primo corso in Italia per appunto guide di pesca. La guida di pesca è una figura che ha il compito di accogliere, accompagnare, consigliare e comunque fare in modo che il turista che viene da noi a pescare sia messo a proprio agio e sia posto nella migliore condizione possibile per passare una splendida giornata sulle nostre acque con ovviamente qualche cattura, qualche pesce. Invito tutti quindi a venire a pescare in Trentino, che io ho soprannominato la mia splendida regione, l'ho soprannominata come Canada d'Italia, e in particolare in Val di Fiemme, che è la mia valle a cui sono molto legato. La mia valle ha molte acque da offrire, dal grosso torrente di fondovalle al piccolo torrente di montagna, ai laghi alpini, ai bacini artificiali, insomma un po' di tutto. Qualsiasi pescatore è in grado di soddisfare le proprie esigenze, e quindi vi aspetto tutti. Un saluto particolare, un ringraziamento alla redazione di Pipan, abbiamo avuto l'onore di ospitare qui in valle, e grazie a tutti. Val di Fiemme l'abbiamo trovata una valle particolarmente rigogliosa di natura e ricca di fiumi dove si può fare un'ottima pesca. Abbiamo visto il torrente Avisio, per esempio, che è un torrente veramente veramente incantevole, in quanto si possono praticare tutte le tecniche di pesca più congeniali, tra cui pesca ninfa e anche da secca. L'altro fiume invece, che è il Travignolo, è un torrente che permette invece di alternare la pesca ninfa alla pesca secca, in dropper addirittura, e soprattutto la pesca a secca ci ha dato delle belle soddisfazioni. Adesso scenderemo a piedi per arrivare sul torrente Travignolo, una passeggiata di un quarto d'ora più o meno. Il torrente Travignolo nasce dal gruppo delle Palle di San Martino e viene regimato in questo caso da uno sbarramento artificiale a forte buso. In queste acque, fortunatamente, anche viste le condizioni ambientali, troviamo le condizioni quasi sempre ideali. Non è soggetto ad innalzamenti o intorbidimenti dell'acqua, perché appunto è regimato da una diga artificiale, e l'acqua scorrendo sul letto di porfido, che non è soggetto a erosione, di solito non rilascia sedimenti, e la troviamo di solito, appunto, ripeto, in condizioni ideali. Quindi Nicola, qua con mosche da caccia grosse, e io utilizzerò una Chernobyl, adesso vediamo un attimino. Il pesce che troviamo in questa zona è assolutamente rustico, non ci sono semine di nessun tipo esterne, per cui quello che troviamo nasce e vive qui. Quindi l'approccio deve essere abbastanza particolare, piuttosto in distanza e mosche di solito che si vedano.
stiamo divertendo molto. E dietro questi risultati c'è tanto lavoro, il lavoro viene svolto dall'Associazione Pescatori Val di Fiemme, coordinati dal Nicola Zanon, per cui benissimo quello che i pescatori trovano, ma a monte c'è di sicuro un grande sforzo, un grande sacrificio da parte di queste persone che con i controlli, con i ripopolamenti mirati permettono a noi pescatori a mosca e non solo di vivere queste giornate. In Avisio abbiamo la possibilità di pescare, quindi di mettere in pratica tutti i consigli che leggiamo sul forum, in questo caso su PIPAM. Ovviamente lo faremo con schiacciando gli artiglioni e soprattutto rilasciando i pesci, con un obiettivo principale, quello di divertirci. Quindi invitiamo tutti a venire a pesca dalle nostre parti e nelle acque dell'Associazione Pescatori Val di Fiemme, però con la necessità di venire e rispettare l'ambiente che si troveranno di fronte, poiché tutta la gestione è volta a una qualificazione e troverà sicuramente il pescatore che verrà da noi una qualità e un pesce assolutamente degno di rispetto. E concludendo, ringrazio alla redazione di PIPAM che è stata da queste parti e la invito prossimamente.